Ci spostiamo in Lombardia, a Legnano, per incontrare Paola Longo, enotecaria, sommelier, vicepresidente nazionale delle Donne del Vino. Con lei faremo il nostro aperitivo di oggi, parleremo delle novità che la riguardano e soprattutto della nuova sede appena inaugurata. Quindi il periodo della quarantena, il lockdown, ha portato nuovi progetti già realizzati. Grazie per l'aperitivo di oggi, che cosa beviamo? Oggi siamo pronti con una bottiglia di vino rosso e ho assappato una bottiglia di pino nero dell'Alto Adige, il Blauburgunder della cantina Rottensteiner, che si presta assolutamente a queste giornate comunque molto calde di inizio estate. Il trucco sono sempre le temperature, per cui se lo portiamo a 18 gradi sarà un aperitivo fantastico. È una lunga tradizione di famiglia la vostra. Sì, la nostra azienda è nata nel 61, ma abbiamo trasformato l'azienda nell'83 con la nostra prima enoteca. Vi parlo da un'enoteca che ha 3 mesi di vita perché ci siamo recentemente trasferiti, c'è ancora profumo di vernice fresca nell'aria ed è un'enoteca storica perché comunque ha 37 anni di storia. I vostri clienti si sono abituati alle consegne a domicilio, anche adesso che la quarantena è finita, continua questo genere di attività per la vostra enoteca? Continua, è stato fondamentale nei primi mesi perché la gente non doveva uscire, quindi il messaggio era forte, state a casa, veniamo noi. E oggi con uno spirito di servizio ovviamente proseguiamo questo tipo di attività perché chi l'ha conosciuto si è trovato bene fortunatamente e continua a chiederlo. Nella nuova enoteca che è posizionata su 2 livelli, io vi sto parlando dalla parte superiore dove alle mie spalle potete vedere la parte più preziosa dove abbiamo le etichette più importanti che è il nostro cavo climatizzato. Al piano inferiore troviamo invece un panorama di oltre 900 etichette tra vini, spumanti, champagne, vini da dessert, spirits, un comparto delle birre, quindi abbiamo una trentina di birrifici artigianali e un corner legato al food. Il panorama del cibo e del vino è molto vasto e quindi non si finisce mai di scoprire nuovi prodotti, nuove tendenze, quindi noi non intendiamo fermarci in questo. I progetti che avete in cantiere, pronti per essere sviluppati, quali sono? Ma diciamo che nell'immediato noi abbiamo fatto uscire la nostra guida proprio in questi giorni, la nostra guida si chiama Fuori Casello, è una guida che è giunta alla 14ª edizione e che recensisce quasi 900 ristoranti a pochi minuti dalle uscite autostradali. Abbiamo visto le immagini di questa enoteca e quindi concludiamo con un brindisi alla nuova sede anche. Grazie. Alla salute.